I have come here to chew bubblegum and kick ass, and I'm all out of bubblegum. Ragno uomo, fa tutto ciò che un ragno fa? Gira un web, qualsiasi dimensione le cattura ladri, proprio come le mosche attento. Ecco che arriva il ragno uomo. In una città non lontana dalla vostra, vive un adolescente come tanti altri, punto forse solo un po' più brutto. Il suo è un nome destinato a passare alla storia. Visto quanto è orrendo. Pietro Parcheggiatore. La nostra vicenda inizia presentandoci il protagonista in tutto il suo vergognoso essere nerd. Ciao. Sono Pietro Parcheggiatore. Sì. Sto leggendo Il Signore degli Anelli abbreviato L-O-T-R per la 36esima volta. Fra poco mi faccio una bella partita World of Warcraft, poi mi sparo un po' di Schipocalypse e poi mi subo un bel puntatozzo di Fringe. Non so se oggi avrò tempo per leggermi tutti i romanzi di Death Note, alla vita. Così tante cose da fare e così poco tempo per farle. Come l'ascoltatore avrà abilmente dedotto, la vita del povero Pietro è davvero una merda. Come se non bastasse, il tapino è orfano di entrambi i genitori, e qui il dramma della trama sale. Pietro vive sulle spalle dei suoi due zii. Zio, Benito, e zia Maggia. Ma porca di quella puttana! Non potevo avere un nipote che guarda i porno come tutti gli altri. Sta tutto il giorno chiuso in camera a giocare ai videogames. Quel ragazzo non ha un minimo di spina dorsale. È occhialuto, pallido e sudaticcio. Finirà che mi diventa un comunista checca e pompinaro come quel santoro che mi smaranava i coglioni in televisione assieme a quel ciccione delle vignette. Meno male che ora su Rai 3 metteranno solo i miei amati spaghetti western. Mamoruccio, cerca di essere paziente. È l'adolescenza. Pensa come eri tu alla sua età. Donna, io alla sua età cantavo allegri motti gagliardi e virili e nel tempo libero prendevo a sprangate James, un mio compagno di banco che proveniva niente poco di meno che dalla perfida Albione. Ah, quante risate quei tempi. Comunque la prossima volta che vorrò sentire una stronzata al posto di un consiglio, ti prometto che chiederò la tua opinione. Grazie amoricciolo. Per compensare la sua leggendaria sfiga, Pietro Parcheggiatore è se non altro un genio a scuola. Il classico primo della classe. Quello a cui tirano pallini di carta pieni di sputo con l'abiro. Ehi! A pensarci bene questo non compensa la sfiga ma l'aumenta. Pietro è il beniamino del professor Corto Connor, un docente di scienze davvero appassionato che trasmette ai suoi alunni l'amore per il sapere. Io, sono Corto Connor. Porkable Drag Connor. Sono rimasto in questo schifo di paese, solo because mi sono innamorato di una italiana di un estate in Brasilia. Quella parte mi, hetta slasciato, si porta a via figli e mi sta dilapidando. Posi rimasto in America ser un ricco professor universitario in vesqui et segno in un licea, di quadardini, in mezzo a persona qui non frigo in caso di quello che dico. E va bene, il professor Connor è un frustrato del cazzo, peraltro si chiama Corto perché è un nano. E la cosa lo disturba particolarmente. Gli alunni, per ludibrio, dicono che ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ops, qual orrenda dimenticanza stavo commettendo nell'ottemperare al mio mestiere di speaker. Dimenticavo di dirvi che Pietro Parcheggiatore vive in una ipotetica Italia what if, dove in un recente referendum il paese ha votato sì alle centrali nucleari. O meglio ha votato no per dire sì. Cioè ha detto sì dicendo no. Insomma che cazzo ne so io, sono solo la voce narrante. In questa Italia ipotetica il paese è costellato da stupende centrali nucleari che irradiano i loro benefici raggi. Come potete immaginare lo smaltimento dei rifiuti non è certo un gioco da ragazzi. Fortunatamente, un tipico imprenditore, cioè corrotto e ciccione, si occupa di tutto ciò che riguarda le scorie nucleari. Il suo nome è Pino La Pegna, nativo del Vomero, e detto Pino Om, e, Lota, Pino Sgozzagalli, Pino Figlio e Surdat, Pino Mario Merola Mefana Sega. Ma soprattutto conosciuto nella malavita con lo pseudonimo di Repino. Don P, è arrivato un altro carico di plutonio, sangue infetto e sacchetti di umido e scarti alimentari. Che abgia fa? Metti l'ingotta a un camion e getta tutto rinto alla discarica. E preparami una bella cremina di caffè che ho la gola riarsa. E scaldami una pizza.
e accorda il mio mandolino. Ah! Con questi affari dello smaltimento rifiuti, sto facendo i veri soldi. Ho dovuto fare tanta gavetta, prendendo i fondi dell'Unione Europea e promettendo che li avrei usati per un progetto di un film di Bud e Terence di nuovo insieme, e ora guarda dove sono arrivato. Carminiello, tu guardi il plutonio e cosa vedi? Un metallo dal peso atomico di 244,06 anu. A te. Tenimmo un laureato in fisica. Chi l'avrebbe mai detto visto la mamma bocchina che hai? No, io guardo il plutonio e ci vedo soldi. 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 La città di Pietro Parcheggiatore, che, ricordiamolo, è una città non tanto lontana da quella dove vivi tu ascoltatore, è circondata da una sterminata campagna nella quale troneggia la discarica di Repino, che alla bella e meglio nasconde fra le erbacee scorie liquide solidificate, bariloni di materiale radiotossico, televisori, sacchetti di munnezze e giornali porno. A nessuno veniva in mente di avvicinarsi alla discarica, e quindi, a parte le mutazioni genetiche degli animali circostanti, la vita scorreva pressoché tranquilla. Se non fosse che, in questo punto della nostra avvincente trama di questa puntata pilota del cazzo, il professor Corto Connor decide di portare i suoi alunni in gita proprio alla vecchia discarica, per uno studio scientifico. La mia fantasia e la mia voglia di lavoro sono pari al mio stipendio. Quel giorno, a casa Parcheggiatore. Zia Maggia, dov'è zio Benito? E di là che guarda il telegiornale di Emilio Fede ed applaude. Zio Benito, mi devi firmare questo permesso per poter andare in gita con la scuola alla vecchia discarica. Che due palle. Come ti permetti di dire che palle? Alla mia età se ci permettevamo di dire che palle, ad un maestro, venivamo scudisciati. È stato questo sistema educativo a rendermi la persona equilibrata e moderata qual io sono. Una volta durante il glorioso e littorio inno di Mameli mi permisi di dire, va bene i fratelli d'Italia, ma i cugini? Venni pestato a sangue da tutto il corpo docenti. Comunque tu dovresti di essere felice di andare a scuola, e non stare tutto il tempo con quel finocchio del tuo amico Enrico che sembra essere pettinato da una mietitreddia proprio come suo padre. Zio, non è colpa mia. Io sono un ragazzo disadattato e molto triste. A scuola tutti mi schifano e mi prendono per il culo, e mi chiamano parcheggiatore che sbava dietro alle suore, oppure mi dicono parcheggiatore. E io puntualmente, sì. E loro, parcheggiami sta fungia di minchia. Se io mi nascondo in un universo immaginifico come quello di Star Wars o di Soldata solo per diventare qualcun altro e non essere giudicato. Non ho capito un cazzo di quello che hai detto, ma ascoltami bene Pietro. Voglio farti un discorso affettuoso e ricco di insegnamenti, e sono persino sobrio. È bene che tu dia una svolta alla tua vita. Non puoi passare la tua vita dietro ai videogames e ai MMPORG, devi mettere la testa sulle spalle e capire cosa fare. Io, sapendo che tu eri un bravo studioso, mi sono messo le mani nei capelli, visto che in questo paese gli studiosi non vanno da nessuna parte. Sto usando i soldi della pensione per acquistarti un podere in campagna di notevoli dimensioni, dove tu potrai andare a lavorare dopo l'università e accudire me e tua zia che saremo vecchi e bavosi. Visto che tu sarai un disoccupato, sarò ben felice di lasciarti in eredità il mio podere, ma ricorda figliolo, che da grandi poderi derivano grandi responsabilità. Ora fammi una faccia da guerra. A manco per il cazzo non fai paura a nessuno, voglio una faccia da guerra vera, la mia è una faccia da guerra. Il giorno dopo, ecco che l'allegra combriccola del Connor si dirige l'MLM alla discarica di Repino per questa presunta gita scientifica. Ehi Pietro, perché non andiamo a dare fastidio alle ragazze? Perché non andiamo da quella gran figa di Maria Giovanna e le tiriamo sulla gona? Ti do 10 euro se vai da Gwendalina e le dici che c'è un solo modo per scoprire se è una bionda vera. Spero che il pubblico a casa perdoni l'umorismo un po' retro e molto ormonale di noi adolescenti. Enrico, amico mio fraterno, sei un po' un figlio di meretrice se mi parli di donne, argomento per me quanto mai delicato. Gwendalina la bionda non ha occhi per nessuno, è così depressa che sembra che l'abbiano buttata giù da un ponte. Maria Giovanna invece è la donna che amo. E per la quale spasimo, è la mia ragazzina dai capelli rossi come Charlie Brown dei Peanuts, ma so che ha occhi solo per te che vieni a scuola col macchinone del papi.
Ora mi allontanerò dal gruppo andando a passeggiare da solo come un nerd depresso. Certo che Pino La Pegna sta trasformando questa campagna incontaminata in qualcosa di davvero schifoso, persino l'erba è fosforescente. Ehi Pietro, andiamo a domandare con una velata punta di ironia e gusto citazionistico, al professor Connor se il plutonio qui presente è stato rubato ai libici in cambio di pezzi di Becky Flipper. Ehi Enrico, a proposito di cose nerd, guarda laggiù. In mezzo alla monnezza c'è un rarissimo numero di Tex Willer. Non me lo posso fare sfuggire. Basta che posi il piede qui su questo fusto con la scritta, materiale radiotossico, state lontani deficienti. Ecco. Ci sono quasi. Che schifo, questa spazzatura è piena di insetti. Anzi, mi correggo, vedo qui un ragno, che non è un insetto bensì appartiene all'ordine degli aracnidi come gli scorpioni e gli acari. Ciao simpatico ragnetto, scusa ma stai proprio sopra il numero rarissimo di Tex Willer, ora ti sposterò e... Aia. Mi ha morso. Aia.